Intercettando il braccio destro del boss, Cesare Lupo, i carabinieri scoprono che a usare il suo telefonino non è Lupo, ma un commercialista che allora aveva 54 anni e che è appunto Pietro Di Miceli. Pensa, un personaggio così, rapporti con la mafia, proprio il telefono di Lupo doveva prendere, non il telefono di un personaggio al di fuori da quell'ambiente. La cosa sorprendente sono i personaggi che intervengono a favore e a difesa del professor Di Miceli. L'unica persona, l'unica, che si è costituito parte civile contro questi signori è stato il sottoscritto. Sono storie che non, dopo 25-30 anni non sono di facile soluzione. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.